Nato a Torino nel 2012, ispirato al modello inglese Football for Disabled, il progetto insuperabile della Reset Academy ha raggiunto grandi risultati in pochissimi anni. Nasce per caso perché nasce da un'esigenza. Stavamo cercando una scuola calcio per una nostra amica, una ragazza con sindrome di Down, 7 anni fa, quasi 8 anni fa ormai, cercando su internet non avevamo trovato assolutamente niente, quindi tutto ci riportava a modelli stranieri. Ci sembrava quasi paradossale, se non impossibile, che in una nazione come il calcio, che fa del calcio dell'Italia, che fa del calcio proprio lo sport per eccellenza, non ci fosse un'attività riservata a ragazzi con disabilità. Quindi abbiamo iniziato a studiare questo modello straniero, decidendo poi di importarlo qua in Italia, dandoci l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per l'insegnamento del calcio per persone con disabilità. Fortunatamente l'attività ha iniziato a prendere piede e soprattutto oltre a noi sono state numerose le società che hanno iniziato comunque ad intravedere nell'ambito della disabilità la possibilità di sviluppare un qualcosa di concreto per questi ragazzi, soprattutto poi partendo dal CIP, quindi dalle varie federazioni, FISDIR e FISPES, che hanno mosso comunque i primi passi, soprattutto negli ultimi anni, grazie al progetto di quarta categoria e alla FIGC, ha iniziato proprio a prendere vita un movimento che ha mosso i suoi primi passi, ma segnerà un punto di vista epocale per quello che riguarda il calcio e la disabilità, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Progetto subito appoggiato da Carlo Diana, catanzarese doc, che ha sognato a lungo la possibilità di portare questa scuola calcio particolare in Calabria, riuscendoci solo adesso. Io non devo prendermi i meriti di questo progetto speciale, in quanto il nostro giocatore di punta, Giorgio Chiellini, 6 anni fa mi disse: guarda, sono stato chiamato da un ragazzo che si chiama Davide Leonardi, ideatore di questo progetto, per fare da testimonial. E io gli ho detto: guarda, fammi sapere, perché noi seguivamo un progetto benefico per uno solo unico, allora la ricerca per la SLA, ed ero un po' scettico. Poi vedendolo sono rimasto piacevolmente sorpreso, ed eravamo ancora all'inizio a Torino. E quindi abbiamo deciso di dargli una mano con tutta la nostra struttura in termini di comunicazione e raccolta fondi. E devo dire che oggi il progetto in 5 anni è cresciuto tantissimo, siamo a 17 sedi in Italia ed è, credetemi, è un progetto veramente, veramente ben fatto, come pochi ne ho visto al mondo, direi. Portare un progetto simile in Calabria è anche che, diciamo, spesso la nostra regione è un po' indietro, no? Su tutto. Invece questo dimostra che si può essere alla pari, se non avanti. Guarda, qua ti devo parlare da catanzarese. Era, ovviamente, ho detto, siamo in tutte, quasi tutte le regioni d'Italia, è possibile che non siamo in Calabria? E quindi mi sono messo d'impegno per farlo e abbiamo fatto un giro lungo però. Siamo partiti con la musica, facendo uno spettacolo dedicato a Pino Daniele 2 anni fa, al Politeama, che ha riscosso con il ricavato devoluto agli insuperabili, e ho visto che c'è stata una risposta da parte della città in termini politici, imprenditoriali e di pubblico pazzesca, tant'è che abbiamo raccolto, mi pare, i loro 43.000 euro. Allora ho detto: cavolo, adesso dobbiamo aprire, però per aprire, sai, ci vuole, quando andiamo nella città, in altre città, un partner che abbia i campi disponibili, una scuola calcio che ci dia supporto, e allora non eravamo pronti. L'anno scorso abbiamo partecipato a una manifestazione che si chiamava Catanzaro Sport Village, che era una buona manifestazione come idea, poi si è rivelata fallimentare, però ci ha aiutato a capire che, ahimè, c'era una forte domanda da parte di persone disabili. In quanto abbiamo fatto lo stage, si sono presentati in 40, di cui sono rimasti molto contenti della giornata che abbiamo fatto. E tutti: perché non aprite qua? Perché non aprite qua? Dopo un anno abbiamo trovato i partner giusti, in primis la FIGC, che ci ha messo a disposizione il campo grazie a Severino Mirarchi e al suo staff a Catanzaro Sala, una società di calcio che si chiama SD Aquile Catanzaro di Maurizio Iosso, e l'associazione, l'IDP, che è questa associazione per le persone affette sindrome di Down, che ci aiuta a trovare, fra virgolette, questi ragazzi che saranno nostri atleti. Quindi, una volta trovate queste componenti, oggi, come ben sai, riusciamo a partire a settembre con questa insuperabili Catanzaro.
Felice ed orgoglioso del progetto il presidente FGC Calabria Saverio Mirarchi. Io direi che intanto sociologicamente dovremmo piangerci un po' meno addosso e far vedere invece quello che sappiamo fare e che abbiamo voglia di fare. Questo è sicuramente un progetto dall'altissimo valore sociale, sono felicissimo che gli insuperabili abbiano scelto di venire in Calabria, di venire a Catanzaro e abbiano scelto la nostra struttura, quella della Federazione Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, per ospitare questi ragazzi che avranno la gioia e il piacere di fare sport in modo quanto più normale possibile in quella che è una struttura direi prestigiosa per il nome che porta e loro saranno bravissimi, chi li seguirà riuscirà a farli sentire dei normodotati, nel senso che lo sport unisce e il messaggio che dovrà passare dovrà essere sicuramente questo. Dunque anche in Calabria adesso tutti avranno la possibilità di praticare lo sport più bello del mondo. È come poter giocare la finale della Champions League ogni giorno, perché alla fine ti ritrovi in un contesto dove il panorama ti mette in condizione di guardare ma di non toccare, di non poter vivere sulla tua propria pelle quelle che sono le emozioni più belle che ti può dare lo sport che ami. Nel momento in cui capisci che hai la possibilità di viverlo, ma soprattutto di impararlo e di poterlo condividere con quelli che poi diventano i tuoi compagni di squadra, che si trasformano in amici e che ti danno la possibilità veramente di vivere delle emozioni indescrivibili e moltiplicata all'ennesima potenza, perché poi alla fine magari uno gioca e dà per scontato la possibilità di poterlo fare, invece per chi magari da tanti anni sogna di farlo ma non ha mai avuto l'occasione, questo desiderio è in sempre continua crescita. Nel momento in cui realmente so che lo posso fare, allora è veramente un sogno che si realizza. A quel punto poi l'obiettivo dei nostri ragazzi è quello di poter migliorare quotidianamente, di poter ambire veramente a palcoscenici importanti, quelli che fortunatamente la FGC ha deciso di mettere in atto, quindi tanto di cappello a tutto il lavoro che è stato fatto dalle istituzioni, da quarta categoria e dalla federazione, perché dà la possibilità ai nostri ragazzi di raggiungere in una maniera concreta un sogno indescrivibile. Complimenti davvero. Grazie.